Ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video. Questo sarà un video un po' insolito, ossia, cioè un po' diverso. In realtà non è un video classico, ma volevo condividere con voi un'esperienza bellissima che ho passato sabato. Chi mi conosce, chi mi segue sul mio canale sa che sono fidanzata con Luca e in pratica il 15 abbiamo fatto un anno. E tra una cosa e l'altra siamo riusciti, diciamo, a festeggiare l'anniversario questo sabato. E quindi siamo andati fuori a mangiare. E quindi volevo raccontarvi, volevo condividere con voi questa cosa perché è stata bellissima quella serata. E ovviamente quando serve la fotocamera non c'è, ovvero, anzi, Luca mi fa: porta la fotocamera, mi raccomando, sabato. Io: certo, amore, che la porto, vuoi che io non porto la fotocamera? La fotocamera l'ho portata, solo che quando ho acceso la fotocamera è uscito un memory card assente e quindi abbiamo dovuto fare un po' di foto e video col telefono e non è che sono uscito un granché. In ogni caso qualcosa siamo riusciti a registrare. E per cui nulla, in pratica vi racconto un attimo, poi di seguito ho messo un po' di foto e di video. È venuto a prendermi sabato sera. E mi ha bendato perché non sapevo dove mi stava portando. E quindi nulla, mi ha portato in questo ristorante che io c'ero già stata e che si chiama Renoir. Non so se qualcuno di voi lo conosce già. È un ristorante vicino, diciamo, dove abitiamo noi, ma comunque è conosciuto perché è particolare, nel senso che ha questi tavoli rotondi con le candele, le sedie da re e da regina e si possono organizzare un sacco di sorprese. Ad esempio, una mia amica si era vestita proprio con gli abiti da re e da regina per l'anniversario. Oppure, non lo so, puoi farti mettere l'anello di fidanzamento in un piatto, cioè. Vabbè, e quindi niente, mi ha portato bendata fino davanti al ristorante, poi mi ha tolto la benda. Io tipo: oh, non lo immaginavo, amore, che mi portassi qua. Però vabbè, è stato tenerissimo. Tra l'altro nevicava e io avevo i tacchi e cioè è stato un delirio portarmi senza ombrello. Io che mi ero fatto tutti i capelli mossi, tutti i boccoli, con questa benda che mi stringeva tutti i capelli, l'acqua che praticamente me li aveva inzuppati. Allora, vabbè. E quindi nulla, siamo entrati in questo ristorante. La sorpresa era che aveva affittato queste sedie da re e da regina, che non ci sono in tutti i tavoli. Infatti, tipo nella nostra sala eravamo gli unici, poco nell'occhio davamo. E devo dire che non mi cioè, tutti e due, non ci sentivamo molto a nostro agio. Cioè, è un locale molto in, no? Per chi lo conosce. Quindi, cioè, tutti seduti sulle sedie, io e Luca su questo trono, cioè, Dio, Dio. Cioè, preferivo, io sono molto più alla buona, no? Però, vabbè, nel senso, è stato carinissimo. E quindi nulla, abbiamo festeggiato lì. E poi siamo andati da lui, abbiamo finito la serata, diciamo che abbiamo bevuto un po' da lui, perché lì costavano abbastanza, tipo il vino, così, quindi lì ci siamo limitati e abbiamo finito la serata a casa, molto furbi. E vabbè, vi faccio vedere cosa mi ha regalato. Mi ha regalato questo braccialettino qui della Morellato, che è bellissimo. Dietro c'è scritto Morellato. Non fate caso alle unghie perché devo rifarle. E io invece gli ho regalato lo Smart Box, una fuga romantica da una notte, così. Saluto e ci vediamo ai prossimi video. Ciao! Bene, siamo in Ciao! questo bellissimo ristorante. Saluta le tue ragazze. Luca mi sta... Bello, no? Grigliatona di carne. Non tutte le differenze. Lasciando una sorella? Che bella! È un braccialetto! Bello! Wow! Che bellino! Ma è piccolo, mi c'entra? Sì. Ah, ma tu c'hai la chiave? Scusa, eh! Grazie!
grazie. Ma di niente, amore mio. Me lo metti? No, vuoi spegnere. Aspetta, ci vediamo dopo, eh? Sei? Sì, ci sto già filmando. Parte 2. Parte 2. Cosa sarà mai? Surprise! Ah già, il bigliettino! Infatti, vedi che me lo il bigliettino! Cioè, un pomeriggio a fare sto bigliettino. Facciamo vedere il bigliettino. Cioè, ma tu sai quanto ci ho messo a farlo? Ma non è tanto per le scritte, è tutta la decorazione, che bella! Guardate che bello questo bigliettino! È bellissimo. Guarda il bigliettino, è tanto bello. Andiamo a rire. E sorridi, però non puoi aprire qua, ragazzi. Era per non far capire che io... Mi sono preso malissimo. Che cazzo? Basta là. Ripartiamo da capo. Apriamo questa. Adesso c'è dentro un'altra scassa. Adesso è sì. In realtà è una ricarica della Vodafone da qui. Notte romantica.